Allora, noi riteniamo che le elezioni di secondo livello, che in Italia quella più importante in assoluto, l'elezione di secondo livello, è l'elezione del Presidente della Repubblica, dove votano i deputati, i senatori e i rappresentanti delle regioni. È l'elezione più importante di secondo livello che c'è in Italia. Io non ho visto in Parlamento destra-sinistra quando bisogna eleggere il Presidente della Repubblica, ma siccome si è consapevoli della forza elettorale dei vari partiti, non siamo come Italia Viva ruote di scorta. Ecco, noi diciamo che nessuno, perché è contro il nostro ideale essere ruota di scorta di nessuno, quindi noi non reclutiamo nessuno ruota di scorta. Ma allo stesso tempo non lo siamo neanche noi, ruota di scorta. Quindi in un rapporto di un percorso che deve iniziare e deve essere quindi condiviso, bisogna condividere la presidente, il candidato sindaco, perché se c'è un passo in avanti, non è che, come dire, se c'è appunto nessuno deve essere ruota di scorta, noi non lo dobbiamo essere. Non vogliamo nessuno reclutare a ruota di scorta, ma insieme bisogna condividere, così come bisogna condividere insieme il presidente della provincia, il candidato. Non possiamo appurare che, come dire, i consiglieri già avevano firmato per un altro candidato. Allora, come dire, noi non reclutiamo nessuno, neanche l'ultimo degli iscritti, nella maniera più assoluta che siano ruote di scorta, ma non lo è sicuramente neanche Azione. Con la gestione di alcune cose, dove c'è il voto di secondo livello, vanno condivise le responsabilità tra i vari partiti. Quindi noi, in coerenza con quello che diciamo, abbiamo fatto in questo anno cercando di interloquire con tutte le forze politiche. Il PD ha avuto la sensibilità, e glielo riconosco, di dire: noi non proponiamo un nostro candidato perché ci rendiamo conto che la forza politica espressa sul territorio dagli aventi diritto, che si sanno di che partito sono, non sono le condizioni. Azione ha cercato di cucire questi rapporti e quindi abbiamo detto all'area di centro: proponeteci una persona possibilmente civica, possibilmente che ci abbia tempo, e quindi un sindaco che abbia il tempo per fare anche il presidente della provincia.